Amici sportivi appassionati di grandi mete turistiche, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Bike In. Quest'oggi Bike In è arrivato in Abruzzo, una regione straordinaria per tanti motivi, sia da un punto di vista montano, ma anche da un punto di vista marittimo. Ci troviamo per la precisione ad Ortona, siamo in provincia di Chieti. Alle mie spalle, come potete vedere ed ammirare in tutta la sua bellezza, il castello aragonese che domina dall'alto proprio questa cittadina. È proprio da qui che partirà il mio viaggio di quest'oggi, perché andremo a scoprire la meraviglia di questa Via Verde dei Trabocchi, una ciclovia che ci porterà in circa 40 km proprio da Ortona in direzione Vasto, sempre costeggiando il mare, ma sempre andando a vedere posti unici nel suo genere. Siamo a San Vito Chietino, percorsi circa 6 km di questa meravigliosa ciclopedonale, perché qui, oltre alle biciclette, possono tranquillamente camminare anche i pedoni, godendosi questa meraviglia della natura che ci fa compagnia costantemente, metro dopo metro. Abbiamo già visto i primi trabocchi, che sono un po' i protagonisti principali di questo percorso, di questo itinerario, e tra poco poi ne andremo a vedere altri parlando con chi questi trabocchi li conosce molto meglio di me. Pedalata dopo pedalata ci siamo concessi una sosta, e che sosta, perché qui siamo al trabocco di Punta Tufano, un trabocco che ha una storia da raccontare. Ad accogliermi e ad attendermi c'è Rinaldo, che sei un po' il padrone di casa in questo trabocco particolare. Perché? Trabocco particolare perché è un trabocco informativo, l'abbiamo inaugurato nel 2006 rendendolo immediatamente visitabile agli ospiti, alle scuole. E qui raccontiamo quello che rappresenta e rappresentava anche il nostro passato, un trabocco che proviene dal 1700, la prima costruzione, non questa. Rinaldo, io ne approfitto della tua conoscenza, perché sono sicuro che chi ci guarda, non tutti possano sapere che cos'è un trabocco, ma in parole povere, che cos'è un trabocco? Una macchina da pesca molto curiosa, appariscente, rudimentale, così come l'hanno intese i nostri antenati, come li hanno costruiti i nostri antenati, proveniva dall'esigenza dell'uomo di potersi sostentare anche attraverso la piccola pesca, con una unica grande rete, piccoli agricoltori, agrumicoltori in questa zona anche, e quindi in casa i prodotti della terra e del mare probabilmente non mancavano. Hai parlato di grandi reti, ma qui c'è stata anche una grande ospitata inaspettata negli anni 60. È una storia che ci riguarda da vicino, è accaduta proprio qui, alla base del trabocco, e riguarda la mia famiglia, perché uno dei due pescatori che si sono avvicinati a questa grande balena, che purtroppo poi si è incagliata tragicamente su questi scogli, era mio padre, Ettore Verini. Era il 16 agosto 1960, ora di pranzo, mare fermo come oggi, giornata splendida. Una storia affascinante che porterò con me, pedalata dopo pedalata. Rinaldo, ti ringrazio, io continuo il mio viaggio alla scoperta di questo splendido itinerario. Mi ero un attimo incantato, mi perdonerete. Punta Aderci, siamo probabilmente nel punto panoramico, ma non solo, più bello di quest'oggi, perché qui si rispetta l'ambiente, qui le auto non vengono, ci si può venire con le biciclette o a piedi, qua la fa da padrone proprio la natura. Tra l'altro noi ci siamo avvicinati proprio a questo punto attraverso la nostra Via Verde, costeggiando il mare per diversi chilometri da appunto Ortona fino quasi a Vasto, perché non mancano molti chilometri. Ma bisogna anche ricordare che da questa Via Verde si possono intraprendere altri percorsi che vanno poi nell'entroterra, che fanno parte della rete ciclabile dei Trabocchi. Sono 10 percorsi ben segnalati che potete trovare tranquillamente anche su internet in un sito apposito, non solo costa ma anche appunto l'entroterra, con tutto il fascino che ne consegue. 10 itinerari da sogno.
La grande bellezza di quest'oggi non è stata solamente rappresentata appunto da questa via verde, questa ciclo pedonale via dei Trabocchi, ma dal mio punto di vista è stato proprio vedere su questo itinerario tantissima gente, su tutti i mezzi chiaramente che rispettino l'ambiente, che rispettino l'ecosostenibilità. È stato bello vedere intere famiglie pedalare, camminare, insomma, è una vera goduria venire fino a qua e ve lo posso garantire. Ma personalmente proseguo ancora qualche chilometro, perché non c'è solo questo mare bellissimo, ma c'è anche un entroterra, tra l'altro alle mie spalle la Maiella e il Gran Sasso, da andare a scoprire scorcio dopo scorcio. Per quest'oggi è davvero tutto, il nostro appuntamento naturalmente per il prossimo episodio di Bike In. Benvenuti in Abruzzo!